Assessore, una domanda, infatti non funziona, possiamo pure chiudere. Una domanda, lei ha poc'anzi detto che il DUP ricalca sostanzialmente quello predisposto dalla precedente amministrazione. In grandi linee. In grandi linee. E ha fatto presente che ci sono dei 10 parametri, 4 che sono non rispettati. Intanto se ci può delucidare quali sono questi parametri. E più che altro mi interesserebbe personalmente sapere quali sono le manovre da ella ipotizzate per cercare di portare in pareggio o comunque in positivo questi parametri. Io la ringrazio della fiducia che lei ha in me, della grande fiducia che lei ha in me, perché se io fossi capace in 10 giorni di vedere già non intervenire per riportare i parametri non rispettati al rispetto, io non so, forse... Ma data la sua esperienza, esperienza, io sono, faccio il revisore di enti locali, però ogni storia è a se stessa. Io questo glielo posso dire o pubblicamente in consiglio o eventualmente anche se fosse necessario in una chiacchierata, non dico a quattro occhi perché non c'è niente da nascondere agli altri, quando avendo visto tutti i numeri, perché ripeto, se io fossi stato in grado di leggere tutti i numeri del bilancio sarei veramente, non so, scegliamo il mago che ci piace di più e datemi almeno il soprannome. Io vi dico una cosa, questa mattina, anzi nel primissimo pomeriggio di oggi, sono riuscito a prendere il parere dei revisori al rendiconto 2015, perché devo dire pure questo, lo volevo dire dopo, lo anticipo, visto che lei mi ha fatto questa domanda. Io ho letto il parere dei revisori al rendiconto 2015, l'ho letto 3 ore fa, 4 ore fa, perché sul sito non c'era, nonostante gli fosse stato assicurato, trasparenza, massima trasparenza, vai sul sito e trovi tutto quello che ti serve. E io ho cercato un po' di confidenza col computer, ce l'ho, però non ci sono riuscito. E sono arrivato qui intorno alle 3, ho detto per cortesia, mi date il parere dei revisori al rendiconto 2015? Dice che c'entra, perché il parere dei revisori al rendiconto è quello, per chi non avesse esperienza di consiglio comunale, è quello che veramente aiuta l'opposizione a vedere dove stanno le cose, come stanno le cose e come intervenire. Quindi io dei dati che dirò dopo li ho saputi soltanto poco fa. Io posso leggere quali sono i parametri non rispettati. Credo che, essendo molto tecnici, potrebbe darsi che venne fischiate oppure. Allora, il primo parametro non rispettato per il 2015 è il risultato contabile di gestione rispetto alle entrate correnti. Il secondo parametro non rispettato sono i residui attivi da entrate proprie rispetto alle entrate proprie. Il terzo parametro non rispettato, residui complessivi, spese correnti rispetto alle spese correnti. Il quarto, debiti di finanziamento non assistiti rispetto alle entrate correnti. Quindi lei mi invita a nozze, nel senso che, ma lo ripeto, lo dirò dopo, ha sentito e tutti hanno sentito che su 4 parametri ho parlato 3 volte di residui. Ecco, allora ci dobbiamo domandare che cosa sono i residui, perché si formano i residui,
qual è la capacità che un ente ha di riscuotere o non riscuotere e via dicendo. Ma questo, se mi, ripeto, se mi permettete, me lo voglio tenere per dopo, quando ritengo che forse sul bilancio sarà più, più utile e più interessante per tutti quanti discutere appunto su questi argomenti. Grazie.